Triadi, a pagina 34. Dunque, cosa vuol dire questa parola? Triade. Una triade è un gruppo di tre note suonate contemporaneamente da una sola mano. E noi abbiamo già visto in un video precedente i bicordi, cioè due note suonate insieme da una sola mano. Questo è il gradino successivo, il passo un pochino più difficile, cioè il suonare insieme tre note con una mano sola. Allora, il libro ci spiega, ci suggerisce, anzi, di iniziare suonando prima una nota alla volta e poi tutte e tre insieme. Noi vediamo le note che sono sovrapposte, quindi una sull'altra. E ormai abbiamo imparato che quando le note sono una sull'altra, questo vuol dire che noi dobbiamo suonarle contemporaneamente. Ecco, per imparare a suonarle contemporaneamente, il nostro allenamento consiste nel suonarle prima una alla volta e poi tutte e tre insieme. Per imparare a fare qualcosa, l'unico sistema è ripeterlo più volte finché le nostre mani non capiscono bene cosa devono fare. E per evitare un po' di monotonia nel ripetere sempre lo stesso movimento, il libro ci fa spostare, ci fa suonare ogni volta delle note diverse, almeno da poter cambiare, in modo da poter cambiare un po' il suono. E le due mani si esercitano contemporaneamente e attraversiamo un po' tutta la parte centrale della tastiera. Noi iniziamo suonando Do, Mi, Sol. Poi la nostra mano si sposta e il pollice, anziché stare sul Do, va sul Re. Re fa La. La mano si sposta ancora, Mi, Sol, Si, fa La, Do e così via. Per fare in questa maniera tutta la scala da il Do centrale, parlando della mano destra, al Do che sta un'ottava più in alto. E quindi, come devono essere suonate? La cosa che possiamo fare e che forse ci aiuta a imparare più velocemente è quella di tenere premuti i tasti dopo che li abbiamo già suonati. Quindi non rialzare il tasto e poi suonarli tutti e tre insieme, ma tenere premuti i tasti che abbiamo suonato, cioè suono il Do e tengo il Do premuto, il Mi tengo premuto anche il Mi e il Sol. Quindi il risultato sarà che io ho tre tasti premuti contemporaneamente che però ho abbassato uno alla volta. E possiamo fare anche un misto fra l'esercizio che ci chiede di fare il libro e questa soluzione. Così via. Nella seconda metà della pagina 34, queste triadi non vengono suonate tutte quante, ma ne vengono prese in considerazione solo tre. Quella che parte dal Do, e si parla sempre comunque della mano destra e della mano sinistra, Do, Mi, Sol, quella che parte dal Fa, Fa, La, Do, e quella che parte dal Sol, Sol, Si, Re, e vengono suonate non più insieme da destra e sinistra, ma prima dalla mano sinistra, poi dalla mano destra, triade sinistra e triade destra.
sappiamo anche che ci sono alcune parole che si riferiscono alla triade suonata partendo dal Do, alla triade suonata partendo dal Fa o a quella partendo dal Sol, tonica, sottodominante e dominante. Allora, spiegare con precisione e nei dettagli cosa significano queste tre parole sarebbe per adesso una cosa abbastanza lunga, per cui questo argomento verrà preso e affrontato in un altro video, altrimenti diventerebbe troppo lungo. Ma per adesso possiamo ricordare una cosa particolare. Noi abbiamo visto, e prendo un altro foglio, quando abbiamo trovato all'inizio del pentagramma il diesis, un diesis, abbiamo visto, vi ho spiegato, che era anche un codice che serviva a farci capire che in questo brano il Sol era la nota più importante, la nota da cui si parte, su cui si finisce, e era il codice che ci veniva, come dire, suggerito da questo diesis. Se invece noi avevamo un bemolle, sempre all'inizio del pentagramma, il nostro codice ci diceva che era il Fa, la nota più importante di tutta questa pagina. Se noi invece pensiamo a questo caso dove non c'è né diesis né bemolle, come tutti i primi numeri, tutti i primi brani che noi abbiamo suonato all'inizio del libro, allora, in questo caso la nota più importante è il Do. Ecco, la nota più importante, in questo caso il Do, è quella che nel linguaggio musicale viene chiamata tonica, cioè è la nota che sta alla base di una scala, cioè di una serie di note, che viene appunto chiamata nota tonica. È un po' come una tavolozza. Un compositore decide di scrivere un brano musicale sfruttando alcune note che fanno parte di una scala, per esempio la scala che parte da un Do e arriva ad un altro Do. E allora in questo caso la nostra nota importante sarà il Do, perché è l'inizio e la fine di questa scala. Se invece il compositore decide di prendere le note della scala che parte dal Sol, io ho suonato il Fa diesis perché quando la nota importante è il Sol, noi abbiamo il Fa diesis. Ecco che allora il Sol sarà la nota tonica, la nota più importante di questa scala e quindi di questo brano. Oppure, quando la nota importante è il Fa, la nota chiamata tonica è il Fa, vuol dire che il compositore, chi ha scritto quel brano musicale, ha deciso di usare le note che stanno comprese tra un Fa, Si bemolle, il Si bemolle è il nostro codice che ci dice che il Fa è la nota importante, quindi le note comprese in una scala tra Fa e Fa. Questa è soltanto una piccolissima e brevissima spiegazione di un argomento che in realtà è molto più complesso e che quindi verrà affrontato con altri video futuri.